Bella a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Nel video di oggi sono a pescare uno dei miei spot preferiti, un chalk stream che ho già pescato durante la mia apertura alla trota. Lo andiamo a pescare solamente con le mie esche, nella speranza di prendere una bella trota. Quindi rilassatevi e godetevi il video. Allora ragazzi, queste sono tutte esche che ho fatto da me a casa in balsa e abbiamo dei jerk da 10 cm e alcuni da 7 cm. Lo scopo di oggi è catturare un pesce con ogni tipo di esca e non cambierò esca finché non prendo una trota. Ovviamente per farmi la challenge più facile inizierò con le esche più piccole e poi userò quelle più grandi per ultimo. Abbiamo questo bel colore persico, color trota, e credo che inizierò proprio con questo. Ok, raga, primo spot non ha dato frutti. Cioè, ho preso un pesce, ma non stavo registrando, quindi non vale, come si suol dire. Ero contento di poter cambiare esca, ma dovrò aspettare. Ok, raga, siamo arrivati al secondo spot. Ho fatto un sacco di fatica che tutto il terreno era fangoso. Sono quasi sprofondato. Però ora sono arrivato. Niente. Non c'è segni di futuro. Una è arrivata, alla fine. Va bene raga, sta sanguinando, poverina, rilasciamola. Prima esca completata. Ora andiamo di colorazione argento. Anche questa argentata scodinzola, che è una meraviglia. Grossa, ma visto. Allora, c'è questa trota, ragazzi, che sta continuando a mangiare. Ha cambiato colore. Andiamo con questa, una colorazione che può assomigliare benissimo a una trota, anche se non è uguale uguale, però può essere molto simile. No, mi sono caccato sotto io, Luccio. Ok raga, qui si inizia a ragionare. Questo è il punto buono. Credo di aver già visto una bella trota. Guarda. Sì, bella una trota. Bella raga, ce l'ho. Anche un bel pesce. Perfetto raga, siamo arrivati alla seconda esca della giornata. Abbiamo preso una bella trota. Eccola bella raga, una bella trota. Preso col cerchiettino color argento e blu. Ora andiamo a rilasciarla. Si è slamata da sola. È molto energica.
Allora, raga, questo pesce è stato preso con quell'argento e la mettiamo qua. Quindi abbiamo ancora tre colorazioni in 7 centimetri e tre colorazioni in 11 centimetri. Ora andiamo con la colorazione persico. Scappato. Eccolo, la bestiona, la bestiona. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ecco la big. Raga, non ci credo, un'altra uscita, un altro PB. Che pescione, raga. Che pescione. Non ho parole, proprio non so cosa dire in fronte alla telecamera. Posso solo ammirare questo pesce. Ora lo misuro, faccio una foto e via. Va bene raga, è il momento di rilasciare questa bellezza. Cinquantacinque centimetri di trota con colorazione persico reale, che neanche ci sono in questo fiume, però va bene. Mio bel setup BBFS, lenza da 8 libbre, un finale da 15 libbre in fluorocarbon e la canna è da 1,8 grammi. Non me la sarei mai aspettato di prendere una trota in quel modo, facendo una challenge del genere con le mie esche. Faccio una piccola pausa di riflessione, mangio e penso a scegliere la prossima esca. A dopo. Bro. Sono due, no. Hi là. Hello puppies. Quanto è bella la natura, ragazzi. Che spettacolo. Off. Vabbè, io la conto come presa, raga, ve lo dico. Anzi, dai, tengo l'esca finché
Il pesce non è nel retino, dai. Se no dopo voi dite che baro. Eccolo, questa non la perdo. Ma che bei pesci ci sono in questo fiume, raga. Ecco, un'altra bella trota vittima delle mie esche. Ultima colorazione dell'esca da 7 cm e poi dopo passiamo quelle da 10. Va bene, raga. Allora, questa qui che nuota male la lasciamo per ultima. E ora voglio provare questa qua. Ora la situazione si fa molto complicata. Sorry bro, deve entrare dentro il net. Yes. Ebbene sì, raga, contro ogni pronostico sono riuscito a prendere un pesce anche con il minnow da 10 cm. Una livrea assurda. Guardate che colori blu che ha qua nell'opercolo. Tigratissimo. Ora mi faccio una bella foto e lo rilasciamo. È andato. Ciao bella. Beh raga, non ho parole per descrivere la mia felicità. Non me la sarei mai aspettato di prendere una trota con il mio jerk da 10 cm, ma è successo. È successo e la giornata non è finita. Ho ancora altre due esche da provare, lunghe da 10 cm, e devo prenderci altre due trote. Let's go. Non registravo, stavo tornando indietro. Ho fatto due lanci e ho messo il minimo questo qua, quello che nuota meglio, e mi ha catturato questa bella trotetta. Ora puoi andare. Basta raga, credo che abbandono la challenge, perché ora voglio pescare per divertirmi. Credo che ho fatto comunque un buon risultato, eh? È quasi impossibile prendere 4 pesci con col jerk da 10 cm. Che manciata! Raga, sto prendendo dei pesci oggi che non ci credo neanche io. Ok ragazzi, mi dispiace che non sono riuscito a completare la challenge, anche se mi reputo molto molto appagato e soddisfatto delle catture fatte nel video di oggi. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, commentare e iscrivetevi al canale, perché veramente mi aiuta tanto. Grazie mille ragazzi e a presto!